Bentrovati per il nostro spazio dedicato alla medicina. Oggi ho il piacere di ospitare il professore Bartolomeo Valentino. Grazie di essere qua, professore. Il professore è già stato insegnante di anatomia normale presso l'università, la seconda università che oggi si chiama Vanvitelli. Attualmente insegna alla Pegaso, l'università telematica Pegaso, e ancora ha rapporti di insegnamento con la Vanvitelli. Oggi però è qui in veste di scrittore, di autore di libri particolari che conosceremo tra poco. Professore, dopo faremo vedere questo libro, se la regia lo può inquadrare, perché l'argomento, credetemi, è davvero interessante e vi stupirà. Pensate che il professore afferma che c'è un rapporto tra alimentazione e violenza, un argomento molto molto interessante per oggi, quando veramente a volte, prof, vediamo casi di violenza inspiegabili. Quindi come nasce, ecco, in lei questa idea che veramente ci sorprende, sì, di cominciare ad affrontare questo argomento, che esiste appunto un rapporto diretto tra queste due cose, sì, alimentazione e violenza. E allora la cosa è nata, diciamo, 2 o 3 anni fa, perché mi interessavo di neurofisiologia, perché sono anche un po' neurofisiologo, come appunto vecchio anatomico, e quindi di neurofisiologia e di un grosso personaggio americano che si chiama MacLean, Paul Donald MacLean, il quale è l'autore di una teoria chiamata del cervello uno e trino. Cioè questo autore quindi aveva suddiviso, come fatto proprio per dare una migliore interpretazione delle strutture nervose, il nostro cervello in 3 parti, in realtà il cervello è uno, però lui funzionalmente, ecco, le aveva divise in 3 parti, va bene, più giovane, meno giovane e così via, quindi 3 parti. Nell'ambito di questo studio, appunto sulle funzioni dei 3 cervelli, questo autore si è allungato anche a studiare la parte chimica di questi 3 cervelli, cioè quali erano in sostanza appunto le sostanze, va bene, le molecole che in effetti che regolavano le funzioni di questi 3 cervelli. Cosa è venuto fuori? Quindi dimostrò allora, anni fa ovviamente già, dimostrò che in effetti era questa serotonina, questa sostanza che poi è una catecolamina, diciamo, la famosa amina del benessere, era questa che stava al centro del discorso, cioè della funzione dei 3 cervelli, cioè era questa serotonina, va bene, la quale a un certo punto coordinava le funzioni, le 3 funzioni, sì, e le integrava. Quindi perciò teoria del cervello uno e trino, cioè ogni parte di questo cervello era autonoma, ma contemporaneamente in effetti si integrava e interagiva con le altre parti. Chi era responsabile di questa integrazione e di questa interazione era appunto questa sostanza, che si chiama serotonina. Ma lei nel suo libro affronta anche gli alimenti, poi, che io non l'ho letto ancora, lei dopo sì, me lo mangerà, mi ha detto con una dedica. Alimenti in dettaglio no, ma certamente alla fine io poi ipotizzo, giustamente dice il professore Bova, ipotizzo che in effetti la cosa è più alto rischio sono i vegetariani. Ecco, chi sono più a rischio i vegetariani? Vedermi perché. E allora, però voglio arrivare prima a questo concetto. Sì. Quindi in effetti lui individuò questa serotonina. E che cosa aveva notato questo autore? Che in realtà in alcuni popoli precolombiani, ecco, che cosa che poi ho approfondito naturalmente in un altro mio libro che è uscito l'anno scorso, Alimentazione e Violenza, va bene? Ebbene, in questi popoli mancava proprio la serotonina, popoli violenti in cui mancava la serotonina.
E questo autore, questo MacLean, concludeva il suo lavoro invitando i vari studiosi del mondo ad approfondire questo rapporto. Lui aveva così, diciamo, umilmente ipotizzato che questa serotonina fosse la responsabile della violenza, ma non solo della violenza, va bene, ma anche di altre, diciamo, funzioni che saltavano senza questa serotonina. Per esempio, popoli che avevano così, erano dediti alla magia, al misticismo, all'esoterismo, come poi sarà Hitler. Qualcosa ho fatto questo qualche anno fa. Mi sono messo a studiare proprio questi popoli in dettaglio. Per cui ho scelto, diciamo, 5-6 popoli precolombiani, quindi antecedente al 1492, lei mi insegna, va bene, quindi gli Inca, i Toltechi, gli Aztechi, eccetera, e i quali i popoli avevano un certo tipo di alimentazione, uguale, della stessa alimentazione, ma non solo, e tutti avevano in comune la violenza. Erano dei popoli violenti, erano dei popoli, diciamo, dediti alla magia, al politeismo, e quindi avevano queste caratteristiche in comune. E allora mi sono allungato anche ad un gruppo di popoli africani, a cominciare da Ruanda, Congo, Kenya, Nigeria, appunto questo gruppo di popoli, i quali pur essendo un popolo, dei popoli più moderni, avevano in comune a questi popoli precolombiani che cosa? L'alimentazione. Cioè si nutrivano delle stesse cose. Tant'è vero che poi mi sono rivolto a un amico del Ruanda, il quale è il re del Ruanda in esilio, Yuhi VI si chiama, che è un mio amico, e quindi lui mi ha dato tutta, diciamo, l'informazione sulla, diciamo, l'alimentazione di questi popoli della zona. Ebbene, era la stessa dieta dei popoli precolombiani. E in questi popoli africani sempre c'era violenza. Basta ricordare quello che è successo nel Congo, in Nigeria, eccetera. Sempre la violenza era dappertutto, e anche questa dedizione, questa tendenza alla magia, ecco, aveva qualcosa di comune. E allora, e quindi io ho studiato gli alimenti di, diciamo, la dieta di questi due gruppi di popolazione. Ebbene, si è confermata l'ipotesi che questo MacLean aveva avanzata. Cioè? L'ha fatto un suo popolo, va bene. Allora, a questo punto, è chiaro che il discorso, ma perché? Ecco, cominciamo a dire perché succede questo in questi popoli. Il meccanismo. Che c'entra il meccanismo? Perché l'alimentazione? Perché sia i popoli precolombiani che queste popolazioni africane, in effetti, sono vegetariani. Rigidamente vegetariani. Sì, c'è un po' di caccia, un po' di pesca, ma la prevalenza è quella dei vegetariani. E allora cosa succede? E qui facciamo un blitz nella biochimica, altrimenti non capiamo che c'è da stasera. Come fa il meccanismo, certo. E allora, nei vegetali, in effetti c'è un aminoacido che si chiama triptofano, però in poca quantità. Questo aminoacido è presente in più nelle carni, nelle proteine animali. E che c'entra questo aminoacido? È uno degli 8 aminoacidi essenziali, cioè da cui l'uomo forma tutte le proteine, che aminoacido che noi, diciamo, prendiamo dall'alimentazione, cioè dalla dieta. Perché è da questo aminoacido che si forma la serotonina, la quale deve coordinare le varie parti del cervello, secondo questo autore. Ora, è chiaro, essendo carente, la serotonina, perché la serotonina non si riesce a formare autonomamente nel nostro organismo, va bene, quindi la dobbiamo prendere dall'esterno, cioè con l'alimentazione, e quindi abbiamo bisogno di quegli alimenti quali, ovviamente,
sono in grado di dare questo triptofano e trasformarlo, poi mi dando un processo chimico molto complesso, lasciamo perdere, quindi trasformarlo in serotonina. Però questa serotonina, attenzione, non soltanto crea un problema, cioè, porta alla violenza, no. Ecco, ma prima ci sono anche altre conseguenze. Sì, penso, no? Altre conseguenze, dicevo prima, la magia, questa tendenza per alcuni popoli all'esoterismo, al misticismo, al fanatismo religioso addirittura. Da qui è nata l'idea. Ora, mi sono poi allungato, ho pensato, ma perché io non devo studiare alcuni dittatori della storia? Vediamo un po' che cosa questi mangiavano, qual era la loro alimentazione. E come ha fatto a fare questa ricerca? E allora ho pensato a Hitler, perché? Che è notoriamente un vegetariano. Stava pieno di... Non lo stava scoprendo l'acqua calda. Diciamo, Hitler, ma non soltanto, ma tutti i nazisti, i grandi gerarchi, ed infatti questo è un altro libro che sto scrivendo in questi giorni, sui gerarchi, la loro alimentazione, praticamente sono tutti vegetariani. Lo sono per una serie di motivi che adesso sarebbe molto lungo, diciamo, poi enumerarli. E allora sono andato un po' a indagare. E che cosa è venuto fuori in sintesi? Che veramente tutte quelle caratteristiche, cioè quelle disfunzioni, diciamo, viste in quei popoli, viste negli africani, in effetti sono presenti in Hitler. Però la interrompo un attimo. Allora, se questa teoria, per carità, dico, in base a questa teoria, arriviamo ai giorni nostri, anche le persone che sono vegetariane oggi, molti vegetariani, allora dovrebbero essere tutti violenti. Sì, ma però, allora le spiego subito, e qui, e questa è stata la svolta dello studio. È una domanda che mi sono posto per prima io. Allora non ho fatto la domanda sciocca. È scontata la domanda. Come pure chi mangia soltanto tante proteine, non è detto che non è violento. Abbiamo tanti dittatori, Stalin, Lenin... Che non erano vegetariani. Non erano vegetariani, erano violentissimi. Allora qual è la spiegazione? E allora, questo è forse il clou di tutto il discorso, perché è molto importante, certo. Non si capirebbe, se sembrerebbe una contraddizione, certo. Cioè non lo è. In realtà, quando noi abbiamo parlato della trasformazione di quel triptofano, di quell'aminoacido essenziale, uno degli otto, in serotonina, giusto? L'abbiamo detto. Perché alla fine tutte queste disfunzioni le porta una mancanza di serotonina. Questo non ci piove. Sì. Ma come si arriva a questa mancanza? E allora, dal punto di vista biochimico, è stato dimostrato che questo triptofano, per trasformarsi in serotonina, ha bisogno di altri nutrienti, cioè di altre sostanze presenti nella dieta. Per esempio, vitamina D, vitamina C, vitamina B6, ancora magnesio, gli acidi grassi omega 3, ebbene, ora se non ci stanno come queste componenti, queste componenti, hanno voglia di mangiare tanto triptofano con proteine, eccetera, alla fine la serotonina non si formerà mai in quantità, diciamo, ottimale. Ora, allora, perché, quindi, allora, che succede nel vegetariano? Perché non è violento? Ecco, e pure quello è vegetariano. È vero che nei cibi vegetariani c'è poca quantità di triptofano, ma non è che non c'è, ce n'è poca. Però c'è. Evidentemente c'è un buon equilibrio dietetico con quest'altro integratore, per cui è sufficiente, evidentemente, in alcune persone, ecco perché non si può generalizzare, è sufficiente la quantità di serotonina che si forma dal triptofano che noi mangiamo con questi alimenti. Come pure se chi diciamo non è vegetariano, ma se nutre di carne e quindi ingerisce tanto triptofano, e se mancano questi nutrienti è come se non lo, diciamo, non lo ingerisse. Professor, lei sta nominando sempre questa, quindi, serotonina, però le ha detto prima che è appunto una questione di equilibri, però quindi noi la produciamo, no, noi nel nostro corpo questa serotonina? Se non la produciamo direttamente. Perché adesso si dà anche nei medicinali per conciliare il sonno. Abbiamo bisogno di apportarla dall'esterno,
Ecco, con la dieta, va bene? Con la dieta, ma non soltanto con la dieta, ci sono anche delle, sono state dimostrate delle modalità per farla aumentare nel nostro cervello, perché poi questa serotonina alla fine dove si forma? Si forma, ecco, e sembra un po' strano, il 95%, pensate un poco, si forma nell'intestino. Ci sono alcune cellule, va bene, si chiamano cellule enterocromoaffini, per le loro affinità tintoriali, e qui si forma il 95% di serotonina. C'è sempre trasformazione del triptofano in serotonina, e soltanto il 5% si forma a livello del nostro sistema nervoso. Perché? Perché c'è una difficoltà da parte di questo triptofano di passare, diciamo, nelle strutture nervose. Noi parliamo di barriera ematoencefalica, una sorta così, di mura, di muraglia. E infatti questo triptofano, va bene, è in competizione con altri aminoacidi che sono presenti nel nostro organismo in maniera più abbondante, i quali prendono il sopravvento e bloccano il passaggio, questo è nel sistema nervoso, del triptofano nel sistema nervoso. Questo porta ad un'altra considerazione molto importante, che significa che se un soggetto, per esempio, può arrivare ad una diminuzione di serotonina, anche se ingerisce il triptofano, se per esempio ha una disbiosi intestinale, se ha un problema a livello gastroenterico, un'infiammazione perché è sottoposto ad una cura, diciamo, antinfiammatori, così prolungata, antibiotica e così via, cioè una disbiosi intestinale praticamente, questo fa saltare questo meccanismo di passaggio dal triptofano Ho capito. La fermo un attimo. Questo libro adesso chi potrebbe chi può leggerlo comprendendo quelle cose che lei ha detto? Dei medici dovrebbero leggerlo. sì, ma non sono i medici, Dovrebbero. no, Vabbè, anche noi comuni mortali, no, però penso perché alle cose che lei ha detto interessantissime, sì. dovrebbero essere applicate un po' da Certamente, tutti, è certamente chiaro? no, ma questo è pure poi un problema molto grosso, ecco, di grosso respiro, cioè della esigenza a livello mondiale di una distribuzione del cibo in una maniera Equa, intelligente. intelligente, e penso che Questo è verso il alla fine futuro. il messaggio, e Ma si questo è sta il messaggio che voglio camminando, dare con questo libro e certo, si questo sta. qua, e Proprio cioè è come è articolato. Parliamone un po' di questo libro, come è sì. fatto? Sì, in effetti, Si può trovare in libreria? sì, Già? sono in Sì, libreria, si ok. trova Su sì, online? Amazon, il Sì, libraccio, sì. librerie E volevo sapere un universitarie. po' come è articolato Sì. allora. Ecco, in effetti c'è una prima parte, diciamo, ecco, dove io parlo un poco di quella così, che cos'è il vegetarismo o vegetarianismo, come si voglia. Differenze tra i vegetariani e i vegani, eccetera, e quindi ovviamente accenna anche un poco alle sostanze, alle proteine vegetali e alle proteine animali. Poi ovviamente al centro del discorso qui c'è Hitler, Ecco, di questo volevo parlare. capito? E E cosa ha allora, detto di di cui lui? tra Perché? l'altro in questo libro ho trattato anche la sua morfopsicologia, cioè ho Io voglio fatto arrivare qui l'analisi, adesso. sì, E di perché? questo Hitler praticamente nelle diverse fasi della vita. Perché lei adesso si interessa di morfo Psicologia, quindi le cose psicologico. sono un tutt'uno. E quindi in effetti c'è un capitolo dove faccio proprio una sintesi dei momenti salienti della vita di Hitler, ecco, che hanno portato diciamo, a A tutte le quello che conseguenze che hanno portato. E quindi praticamente, e poi di quel periodo. Poi diciamo, ho fatto l'analisi morfopsicologica relativa a quel periodo e ho potuto notare, questa Io prima nella presentazione sì. mi perdoni, ho dimenticato di dire che lei appunto si interessa di morfopsicologia. Vogliamo dire che cos'è? Che non Sì, la tutti lo sanno. morfopsicologia È una branca di è una studio. branca, sì, è una branca, diciamo, medica, possiamo dire anche psicologica, come vogliamo, ad ogni modo studia il rapporto tra l'anatomia, ecco, c'è cioè il vecchio professore di anatomia, non a caso mi sono trovato sulla morfopsicologia perché insegnava anatomia della faccia in odontoiatria, capito? E quindi il rapporto tra anatomia del volto e psicologia, morfopsicologia, e cioè la decifrazione del volto di una persona attraverso i suoi tratti somatici.
non va confusa con la teoria dell'ombroso, non c'entra l'ombroso. Non va confusa con la vecchia fisionomica di Cesare Lombroso. Lombroso, questo voleva arrivare folle. A dire. Quindi è completamente superata la teoria dell'ombroso. Si parla anche in questo libro così, poi per criticarlo ovviamente, e quindi in effetti perché? Qual è la differenza sostanziale, diciamo? È che la fisionomica interpretava il viso così per parti, il naso è all'insù, allora hai questa personalità, la bocca è a forma di cuore, ne hai un'altra, capito? E finiva lì, non aveva... La visione d'insieme, forse. Doveva, lei sarà stata una professoressa di lettere, sicuramente. Sì. Non aveva la visione d'insieme, diciamo, del volto. Invece la morfopsicologia, perché tutto questo? E la colpa non è manca poi di Cesare Lombroso, perché sono venuti fuori appunto tanti studi, a cominciare da quello di MacLean, più accennato, i tre cervelli, perché ogni parte del nostro viso è in rapporto, in corrispondenza metaforica con una parte del sistema nervoso. Io continuerei a parlare con lei un sacco, ma mi fanno cenno dalla regia che dobbiamo chiudere, però prima di chiudere, che ci incontreremo ancora, perché questo che abbiamo detto adesso, la morfopsicologia è interessantissimo, mi interessa molto. In cantiere, mi diceva prima di chiudere, già un altro lavoro? Sì, cioè in cantiere un lavoro appunto che riguarda, che si chiama la forza alimentazione, nazismo e violenza, cioè ha allargato il discorso alimentazione e violenza da Hitler fino adesso. E allora l'aspetto? Anche sui gerarchi. Bene. E siamo sullo stesso piano. È una conferma dell'ipotesi di MacLean fatta 20 anni fa, della mia fatta 3 anni fa col primo libro, del secondo libro e questo col terzo. Quindi praticamente dopo 3 o 4 ipotesi io penso che si arriverà all'affermazione. Si arriverà a una legge. Allora io l'aspetto qui, va bene? Perché è stato un piacere, veramente interessante ascoltarla. La ringrazio, ci vediamo qualche altra volta. Grazie, ringrazio il professore Bartolomeo Valentino, voi per l'attenzione e alla prossima. Ma come belle che sta luna si affaccia su una favre. Tu vien de mare, tu ah, vieni ci sembra carità. Strignima sul che va su barna, ma tutte mi voglio bene. Sendere colonna c'è un fonera che amore va a passare. Tu, vieni mare, tu, vieni ci sembra carezza. Rincella innamorata in sta città, che bella pura fierna, con fritta naso maraccia.